Buongiorno carissime amiche di Country Mami e benvenute al nostro nuovo tutorial. Oggi vi farò fare una cosa veramente molto molto carina, ma soprattutto super facile e super veloce, perché non c'è bisogno di cucire, non c'è bisogno di ferro da stiro, non c'è bisogno di niente. Tutto quello di cui avrete bisogno sono un paio di forbici e della colla a caldo e poi di un elemento molto importante che adesso vi presenterò. Andremo a realizzare queste deliziose, piccole, simpatiche stelline. Guardate quante sono carine, io ne sto facendo tante, tante, tante per l'albero di Natale, ma vi farò vedere e che poi col prossimo tutorial, grazie a queste stelline, andremo a realizzare anche un'altra cosa molto bella, perché si possono fare anche con dei colori più semplici, come ad esempio questo che non è propriamente natalizio, e vi faccio vedere cosa sono andata a realizzare e questa la faremo insieme poi nel prossimo tutorial. Quindi imparate a realizzare le stelline e poi le adopereremo per fare tantissime cose, applicazioni su ghirlande come questa autunnale, visto che siamo in autunno, oppure dei semplici ma graziosissimi ornamenti per l'albero di Natale. E allora, cari amiche, non perdiamo tempo, venite da questa parte e andiamo a lavorare. Allora, per realizzare la nostra stellina, che sicuramente voi avrete già visto foto relative a queste stelline, perché qua si parte sempre dall'origami, quindi voi potete realizzarle, tenete conto di questo anche con la carta e anche con la stoffa, ma io cerco sempre di facilitarvi il lavoro. E allora ho pensato di utilizzare per fare queste stelline questo nastro. Il nastro animato, praticamente ha un'anima di ferro molto leggera, molto delicata. Eccolo qui, se ne trovano di tutti i colori, con tutte le decorazioni per tutte le stagioni, quindi sono veramente molto molto carini e sono veramente molto molto utili. Quindi cosa facciamo noi per realizzare questa stellina? Prendiamo il nostro nastro, quello che sto utilizzando io è alto 6 cm. Considerate che per una stellina ve ne servirà più o meno mezzo metro, ok? 40 cm, 45 cm. Quindi prendiamo il nostro nastro, prendiamo le forbici, prendiamo dei bottoncini, poi a seconda di come realizziamo la nostra stellina useremo bottoncini natalizi oppure più semplici, e poi dello spago da mettere dietro. Questo perché è una realizzazione abbastanza country, questo utilizzo lo spago, ma se voi utilizzate del tessuto sempre nelle misure che vi dico, quindi 6 cm per quasi 50 cm, non avete bisogno di fare bordi, di cucire niente, perché anche lì tagliate la stoffa americana e vi va bene così com'è. Se voi utilizzate quindi la stoffa, potete utilizzare anche dei nastri e non del come si chiama questo, dello spago, ok? Quindi, ma andiamo a cominciare perché è veramente veloce e in 2 minuti la facciamo. Allora, prendiamo il nostro nastro, stendiamolo un po'. Io lo blocco con il mio rotolo qui dello spago e vado a fare subito una prima piegatura in questo modo, formando un triangolo. Quindi parto dal basso, faccio la piega, vado su e formo un triangolo. Mi elimino questi pezzetti che possono farmi male in questo modo, ok? Dopodiché faccio una seconda piegatura all'interno in questo modo. Cerco sempre di tenermi il più possibile dritta sul margine, il più possibile nell'angolo, ok? Devono essere dei triangolini perfetti. E poi ne faccio ancora un'altra dove vado a chiudermi sull'angolo questo qui esterno, in questo modo. E ho fatto la terza piegatura ed ottengo sempre un triangolo. A questo punto vado a tagliare 2 cm in più rispetto al lato del triangolo. Taglio questi 2 cm. Perché? Perché questi 2 cm andrò a risvoltarli all'interno del mio triangolo. Andate dentro con tranquillità perché c'è l'anima e quindi prende proprio tutte le forme che voi gli date. Questo, vi ho detto, con questo nastro è semplicissimo.
con la stoffa è lo stesso, però magari in qualche modo a ferro da stiro vi aiutate. In questo modo il vostro triangolo è già pronto e non cambia forma, non succede niente. Poi, francamente, vi dico, io un po' di colla magari dentro ce la metto lo stesso perché voglio che mi duri nel tempo restando sempre allo stesso modo, ma è un di più che faccio io, quindi vado un goccino di colla dentro in questo modo qui, proprio un goccino, schiaccio. E sono sicura che non si aprirà mai più. Questo è il primo. Dobbiamo realizzarne tre, quindi come facciamo? Andiamo di nuovo a fare la prima piega. Formiamo il primo triangolo. In questo modo schiacciamo bene. Questo nastro è bellissimo perché si ferma come vogliamo noi. Facciamo la seconda piega. Andiamo su. Lo potete trovare in tutte le mercerie, lo potete trovare anche in vendita online. E vi scegliete i colori che volete perché sono veramente tantissimi. E poi l'ultimo, l'ultima piega, l'ultimo risvolto. Andiamo, pieghiamo e il nostro triangolino è pronto. Tagliamo questi 2 centimetri in più. E andiamo a risvoltare il tessuto in eccesso proprio all'interno della prima piega. Ok? Spingiamo bene dentro, facciamolo entrare come piace a noi. E come vi ho detto prima, se volete, vi aiutate con un goccio di colla. Non è necessaria, ma visto che ce l'abbiamo, andiamo col nostro goccino di colla. E abbiamo il secondo petalo o la seconda punta della nostra stella. Ce ne serve un'altra perché per ogni stellina ce ne servono tre. Quindi andiamo di nuovo, pieghiamo la prima volta, pieghiamo la seconda volta. È proprio semplice, veramente anche chi non sa fare nulla in arti creative lo può fare. Chi ha i bambini piccoli e non ha tempo di mettersi a fare cose, realizzare, e io capisco perché chi ha i bambini piccoli effettivamente ha un po' più di difficoltà a fare le cose. Con questo, anche con l'aiuto dei bambini, può decorare tutto l'albero di Natale con grande semplicità, veramente queste stelline. Poi tenete conto che questi nastri esistono anche in misure diverse. Quindi questo è di 6 centimetri, ma ci sono anche quelli più grandi. Quindi potete fare anche delle stelle più grandi. E poi, come vi ho detto prima, potete anche utilizzare il tessuto. Quindi voi vi tagliate delle strisce di tessuto da 6, 8, 10 centimetri, quello che volete, per 50 centimetri o di più, se chiaramente fate dei lati più grandi, e otterrete le vostre stelle della stoffa che vi piace di più. Ok? Questo è il terzo ed ultimo petalo. Vado a metterci dentro un pochino di colla anche qui, così l'ho fatto con gli altri, lo faccio anche qui. Ed ecco fatto. Adesso come si posizionano i nostri petali? Vedete come sono carini, molto semplice. Andiamo a posizionare il primo petalo in questo modo, quindi con il lato dritto a sinistra, con la punta a destra. Posizioniamo il secondo con la punta all'ingiù. Noi intanto posizioniamolo, poi vedrete che lo aggiusteremo e lo posizioneremo correttamente quando andremo ad incollarlo. E poi il terzo. A questo punto, per fare in modo che la stella sia perfetta, andiamo a far coincidere la punta con la punta. Fatto questo, metteremo a posto quello di sotto, perché una volta che avremo ottenuto punta punta così, potremo metterci nella giusta posizione quello che sta sotto. Ok? E a questo punto andiamo di colla a caldo. Mettiamo giù qui, mettiamo la colla sulla punta qui, anche un pochino sotto, e andiamo ad incollare le punte. Incollata la prima punta, andiamo a mettere un po' di colla sotto in modo da fermare
di qua. E anche sotto, così ce la fermiamo bene bene. Una volta che l'avremo bloccato bene, voi poi vi bloccherete perfettamente tutta la colla, andiamo a prendere il nostro bottoncino. In questo caso ne metteremo uno un po' più semplice. Possiamo mettere anche la stellina dentro. Io questa volta ci voglio mettere la stellina, ok? Quindi cosa faccio? Prendo la colla, vado a metterla lì dove voglio posizionare il mio bottoncino e poi incollo. Tengo pigiato un pochino. In questo modo ed ho ottenuto la mia stellina. Guardate come sono carine, guardate come sono carine anche queste da mettere sull'albero di Natale. Comprate i nastri che vi piacciono e potrete realizzare tutte le stelline che volete, ok? Ci vediamo dall'altra parte perché abbiamo finito, eh? Eccole qui le nostre stelline, quanto sono carine, ma quanto sono carine e semplici da fare. E con un gomitolo di questo nastro ne fate tantissime. Pensate che vi decorate l'albero di Natale con un lavoro di mezz'ora, veramente. Allora, adesso, voi di queste stelline, se me ne preparate 4, tre, almeno 3, nei prossimi, con il nastro che preferite chiaramente, nei prossimi giorni vi insegnerò a realizzare questa bellissima ghirlanda. Questa è una di quelle ghirlande americane che si usano tanto adesso, molto molto graziosa. Io adoro questo tipo di ghirlande, davvero, cioè a casa ne ho tante, perché considerate che ne cambio una fuori alla porta per ogni stagione, mi piace metterle anche in casa, quindi sono veramente molto carine. Mi scegliete il tipo di nastro che volete e io vi insegnerò a realizzare. In questo caso di cosa avrete bisogno? Di almeno due tipi di nastri, ok? Due tipi di nastri e scegliete quelli che vi piacciono. Questa è dedicata all'autunno, ma se voi volete farne già una in vista dell'inverno o in vista addirittura del Natale, procuratevi dei nastri che vadano bene. Come ho fatto io, l'ho fatta anche in questa nuance tipicamente invernale. Allora, avrete bisogno quindi di due tipi di nastri, fate 3 stelline e poi avrete bisogno di questo. Praticamente di un telaio per il ricamo, ok? Io per esempio per fare questo ho utilizzato il pezzo di telaio che va dentro, ma chiaramente con un telaio si fanno 2 ghirlande. Quindi prendete uno di questi che mi sembra che sia 20, metto gli occhiali perché non ci vedo, vi dico più o meno. Quindi acquistate un telaio, con un telaio fate 2 ghirlande, questo telaio è 20 centimetri, due tipi di nastri, nastri animati, quindi che hanno una struttura in ferro su entrambi i lati, nastri sostenuti, non di raso, mi raccomando perché quelli non vanno bene, quindi di cotone grezzo, dei bottoncini e poi pistola a caldo e forbici e nel prossimo tutorial vi aiuterò a realizzare una bellissima ghirlanda. Bene, per oggi abbiamo finito. Io e le mie stelline vi salutiamo e ci vediamo prestissimo per un nuovo tutorial. Ciao!